fammi indovinare. Tu devi essere Cersei. Vieni, Leonide. Ragioniamo insieme. Sarebbe un riprovevole spreco. Sarebbe nient'altro che una follia se tu, Prodere, e i tuoi valorosi soldati periste a causa di una semplice incomprensione. Le nostre culture hanno molto da condividere. Se non l'hai notato, abbiamo condiviso la nostra cultura con voi tutto il mattino. La tua è una tribù affascinante. Persino ora sei spavaldo. Di fronte all'annientamento e in presenza di un dio. Non è saggio mettersi contro di me, Leonide. Immagina quale orribile fato attende i miei nemici quando io ucciderei con gioia ognuno dei miei uomini per la vittoria. E io morirei per ognuno dei miei. Voi greci amate la vostra logica. Ti suggerisco di adoperarla. Pensa alla splendida terra che tanto vigorosamente difendete. Figuratela ridotta in cenere per un mio capriccio. Pensa al destino delle vostre donne. È ovvio che non conosci le nostre donne. Avrei potuto portare anche loro qui a giudicare da quello che ho visto. Tu possiedi molti schiavi, Cersei, ma pochi guerrieri. Non passerà molto tempo prima che temano le mie lance più della tua frusta. Non sono le sferzate che temono. È il mio divino potere. Ma io sono un dio generoso. Farò di te un uomo smisuratamente ricco. Diverrai generale di tutta la Grecia. Tu porterai il mio stendardo di battaglia fino al cuore dell'Europa. I tuoi rivali ateniesi si inginocchieranno ai tuoi piedi. Se solo tu ti inginocchierai ai miei. Sei tanto generoso quanto divino, o re dei re. È un'offerta che soltanto un pazzo potrebbe rifiutare. Ma questa idea di inginocchiarmi è, vedi, massacrare tutti quegli uomini delle tue armate. Mi ha procurato un fastidioso crampo alla gamba e inginocchiarmi è piuttosto arduo per me. Non ci sarà alcuna gloria nel tuo sacrificio. Presto cancellerò persino il ricordo di Sparta dagli annali. Ogni pergamena scritta dai greci verrà bruciata. A ogni storico greco, a ogni scriba verranno cavati gli occhi e la lingua sarà loro mozzata. Chiunque evocherà il solo nome di Sparta o di Leonida sarà punibile con la morte. Il mondo non saprà mai che siete esistiti, Leonida. Il mondo saprà che degli uomini liberi si sono opposti a un tiranno, che pochi si sono opposti a molti. E prima che questa battaglia sia finita, che persino un dio re può sanguinare.